Oh, finalmente riusciamo a vedere qualche colore. Siamo oltre la metà di luglio. Questi sono i pomodori da salsa, quelli bassi, che in realtà tanto bassi non sono venuti, quindi due sono le cose. O ho sbagliato i semi io, erano quelli che avevo salvato, vedete, oppure niente, hanno avuto una crescita particolare, ma comunque vanno bene lo stesso. Peccato che sono un po' coricati per terra. Mentre questi sono i pomodori, quelli ingannati, ecco, molti sono da raccogliere. Purtroppo abbiamo avuto quest'anno, visto il caldo, vedete, un po' di marciume apicale. Purtroppo quello niente, non c'è nulla da fare, quello arriva. Queste che hanno goduto della pacciamatura sono molto belle. Questa è alta circa 1,80 m, eccola qui. Ancora ci sono i fiori nonostante il caldo. Ci sono le pomodori che sono uno spettacolo. Guardate, guardate qui. Ma ce n'era uno che mi è capitato l'altro giorno che ho preso paura, ecco. No, neanche questo, che comunque è un bel vedere già, ma se mi ricapita ve lo faccio vedere. Sono tutti i pomodori che stanno in una mano, sono enormi. Comunque adesso comincio a raccoglierli, con questi comincio a fare un po' di conserva. Questi purtroppo ho messo la pacciamatura tardi e niente, finché non li copro, non li ombreggio, soffrono veramente il caldo. Purtroppo da qui ricaviamo ben po'. Le patate ormai sono quasi pronte per essere raccolte. Qui abbiamo ancora qualche pomodoro sparso. Abbiamo le melanzane che quest'anno stanno dando il meglio di sé. Guardate qui, questa adesso finisco con voi e la taglio. Guardate qui, abbiamo anche le tonde. Ma queste le ho già raccolte più di una volta, eh. Queste sono già la seconda produzione. Peperoncini a perdita d'occhio, melanzane. Qui abbiamo ancora i pomodori, come vi dicevo. Questa è la terza e quelle sono la quarta fila di pomodori, ma anche questi hanno avuto una brutta sortita. Purtroppo quest'anno il caldo mi ha giocato un brutto scherzo. Ho anche i girasoli che erano il mio vanto, sono ormai finiti. Il mais è quasi pronto. È quasi pronto, sì. C'è la barbetta. Vi metto qui in sovraimpressione il video di come riconoscere le pannocchie pronte. Oh, va, abbiamo qualche zucchina da raccogliere. Questa mi è sfuggita, ma non si butta via niente a casa mia, quindi ciò che non mangio io lo mangiano le galline o i lombrichi. E qui abbiamo un po' di angurie, le sugar baby. Ecco, qui ce n'è un'altra. Abbiamo le zucchine che hanno preso un po' il sopravvento e anche loro stanno soffrendo molto, eh. Però oidio ancora non ne ho, a parte qualche foglia brutta, ma posso dire non avere oidio grazie un po' ai trattamenti. Lì mi è caduto mais, devo raccogliere. Lì c'è una pannocchia che probabilmente è pronta, devo andarla a vedere. Ci spostiamo sui meloni. Ecco, questo è un cassone che mi sta dando moltissima soddisfazione. Qui ho i meloni che ancora non ho mangiato perché sono piccolini. Ci sono sia i retati che i non, quelli lisci. Guardate, ho fatto una piccola protezione qui per non far uscire fuori i rami dell'orto. E ne hanno approfittato, vedete, si sono aggrovigliati tutti, delle canne, semplicissime canne. Melanzane lunghe, pannocchie molto belle, queste mi sa che ci siamo quasi, eh. Questi sono i peperoni. I friggitelli, ecco, sui peperoni non ho avuto una grandissima resa quest'anno, eh. Compenso le melanzane stanno andando alla grande. Questa è già la seconda volta che raccolgo da queste piante qui. Ecco qua. Termino con l'esperimento con le carote, che sono belline, sono ancora belle. Le insalate che ho iniziato a coprire, questa che avevo coperto già il mese scorso e le ho salvate praticamente tutte. Vedete, qualcuno è andato in fiore. Qualche girasole mi sta salutando. Sono ancora belle le insalate, riusciamo ancora a mangiare qualcosa, dai. Bene, dai, è tutto per l'orto di luglio. Ad agosto non sarà così rigoglioso, quasi sicuramente, soprattutto se continua il caldo. E comunque lo farò lo stesso il video, serve anche a me negli anni per vedere un po' l'andamento dell'orto, così come va. Siamo arrivati ai saluti. Io vi ringrazio molto per essere stati con me anche oggi. Mettete un like, condividete se vi fa piacere, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella. Vi auguro una buona giornata, ci vediamo la settimana prossima.